Play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami di Dita Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 27esimo episodio su Hey Monster, il mio gioco MMORPG per Android. Ebbene sì, qualcuno di voi se lo sta chiedendo, ma perché Mami deve non spendere gemme? Perché ragazzi, sono stato contattato da quelli del Guinness World Record e lo sto per vincere. No, sto scherzando. E comunque sto facendo il super record e se non è una cosa che proprio mi piace non le spendo. Che cazzo le spendo a fare le gemme? C'ho anche 6 milioni di money che sicuramente utilizzerò per fare un po' di roba. Non solo, io sono arrivato praticamente alla Route 13. Cioè attualmente ho finito la Route 12, ma sto quasi alla Route 13. Cioè devo, la prossima quest è finire la Route 13. Questo significa che ci stiamo avvicinando a Suicune. Oh mio Dio, il prossimo leggendario. Sento odor di leggendario. Ucci ucci, sento odor di leggendario ucci. E poi comunque Suicune, cioè rispetto a Entei, Suicune e Bagon dovrebbe essere questo. No, Registeel sono molto molto vicini. Interessante. E ne hanno aggiunti parecchi di leggendari, devo ammetterlo. E in teoria stanno anche espandendo parecchio il mondo. Ma va bene così, sono senza parole. Ok, detto questo, nello scorso episodio abbiamo visto la tecnica e tutti i valori ve li ho scritti, se non li avete trovati, nella descrizione. Abbiamo visto la tecnica per catturare i Pokémon in maniera praticamente sicura. Oggi, citando un trucco che mi ha detto Michelangelo Carugno un po' di mesi fa, ma tanti, parliamo di gennaio, gli avevo promesso che facevo un video su questo trucco e oggi ho trovato finalmente tutte le congiunture economiche mondiali dell'universo, per cui sta uscendo questo video e quindi praticamente vi spiegherò e vi farò vedere come finire la Victory Road, quindi arrivare fino alla fine attraverso questo semplice trucco. È una cazzata. Io senza usare il trucco, avendo dei Pokémon abbastanza potenti, sono riuscito ad arrivare al 13, una cosa del genere. Però finendola vi dà delle cose molto più importanti, molto più carine. Detto questo, entriamo nella nostra Victory Road. Chi è? C'è qualcuno che mi ha... Ah, ciao, accetta. Ok, entriamo nella Victory Road. Quindi ovviamente dobbiamo stare in una città. Quanti cazzo di Pokémon c'ho? In una città, Victory Road. Benissimo. E in questa Victory Road... Ah no, prima di cominciare, fermi tutti! Domenica prossima, quindi parliamo... Cioè, quando è uscito questo video... ovvero domenica 21 maggio... Domenica... No, facciamo sabato... Sabato... Aspettate un attimo, fatemi controllare qua... Che io ho gli impegni... Sì, appuntamento a sabato 20 maggio, ore 18... Ragazzi, sabato 20 maggio, ore 18... Però se sto video esce il 21... Come cazzo fate a saperlo? Oh. Allora facciamo così, sabato 20 maggio ore 19, quindi il video esce alle 18.30 finché lo guarda la gente, insomma alle 19. Ci vediamo su Telegram, sul gruppo Telegram, perché andiamo a fare delle quest insieme, delle quest di Gilda insieme, quindi se non ci siete sul gruppo Telegram e seteci, si dice così. Non lo so, no, sto scherzando, ovviamente non si dice così. Se non siete sul gruppo Telegram, entrateci perché ci organizziamo lì e andiamo a fare delle quest di Gilda, tutti insieme, e io registrerò un video appunto su queste quest di Gilda. Questo video uscirà sabato 20 maggio alle 18.30, magari vedo se lo faccio uscire un po' prima, ora vediamo. Alle 19 ci vediamo su Telegram per registrare il video della settimana dopo e fare una quest di Gilda tutti insieme. Detto questo, io comincio il video di oggi, quindi si va di Victory Road. Allora, i primi sono proprio easy. Io in pratica metterei tipo Gyarados, che tanto i primi essendo di livello basso me la gioco semplice. Però aspetta un attimo, non ho, devo resettare qui. No, aspetta un attimo. Sì, devo resettare, allora resetta, vai bello de zio, perché sennò non mi prende i Pokémon aggiornati. Mi hai resettato? Ok.
Infatti, ora c'ho il Gyarados di livello 43, c'ho tutti i Pokémon viola, direi che è un'altra storia. Vabbè, io al momento metto sta squadra qui, mi faccio i primi livelli easy easy, tanto i primi non serve guardarli, e poi vi spiego il trucco. Gyarados dovrebbe avere 10 mosse, quelle insomma che fanno tolgono 200 HP, quelle le usiamo subito, ci togliamo i primi Pokémon di merda, ecco, appunto. Non va bene, devo usare l'idropompa in questo caso. Pensavo di farcela in maniera più easy. No, va bene. I primi, insomma, ce li possiamo giocare con Gyarados che c'ha Dragon Rage. Ma questa è una mia tecnica particolare, non è la tecnica, insomma, del che diceva Michelangelo. In pratica Michelangelo che dice? Guardate un po', mi trovo un Pokémon che non sono sicuro di riuscire a battere. In questo caso c'è un PG8, quindi c'ha 202 di HP. Io con Dragon Rage li faccio 200, con Water e con Hydro Pump non sono sicuro di ucciderlo. Allora che faccio? Faccio Escape. Mi viene il messaggino di errore, non me ne frega un cazzo. Io tolgo il Gyarados, metto Charizard per primo. E poi, no. Senti, cacchio! Donazione, ok, così. E metto Charizard per primo. In questo modo io vado a ricombattere. Ricombattendo non ho perso niente nello scorso combattimento. E sto pronto con il Pokémon con cui penso di fargli del male. Tipo, gli faccio tanto tanto male con Lanciafiamme. Ecco, perché sapevo che gli bruciavo tutte le alette a questo maledettissimo. Ora invece non è inutile sprecare un Charizard. Ed è anche... io potrei anche cambiare Pokémon, ma rischio di prendere dei danni. Quindi faccio di nuovo Escape, cambio di nuovi Pokémon. E ora mi metto Charizard. Sì, vabbè, Gyarados. Ok, quindi ora c'ho Gyarados, gli faccio un Dragon Rage e ho completato i primi 4 Pokémon senza aver subito neanche un danno. Ok, mi posso fare anche Mankey. Benissimo. Vi faccio vedere un po' come va, insomma, la Victory Exchange. Oh, bene, mi faccio anche Gloom. In questo modo voi utilizzate sempre il Pokémon più efficace in assoluto contro il Pokémon dell'avversario e ottimizzate di tanto quelli che sono i Pokémon che voi avete, evitando di prendere danni. Quindi è una cosa molto molto utile. Ma soprattutto non rischiate di trovarvi contro dei Pokémon che ti devo dire, ecco, contro Charizard va benissimo il mio Gyarados, perché con Idropompa gli sciotto la mamma. Insomma, ma male male male. Però pensavo che erano meno forti i Pokémon. Me li ricordavo meno forti qua nel Victory Exchange. E poi ci sono quei momenti in cui dici, ma che cazzo campo a fa? Guarda che cosa mi hanno messo contro. Mi hanno messo contro uno Snorlax di livello 68. Allora, come minimo ci avrà gli altri Pokémon che sono delle merde. Il problema è che lo Snorlax di livello 68, viola più 2, mi farà il culo. Ecco. Non avevo dubbi. Ah, dannazione. Proviamo con Riperior. Sì, vabbè, ma sto Pokémon ora come lo butto giù? No, vabbè ragazzi, cioè mi basta un Pokémon così, mi li fa fuori tutti. Ma non è possibile però. Proviamo con Psichico di Alakazam. Ma di livello 68 come faccio a distruggerlo? Sì, ciao. Buonanotte. Mi ha one-shottato anche Alakazam. No, ma questa è sfiga. Io non posso mettergli niente contro un Pokémon di livello 68. Non arriverò mai. Ragazzi, il problema... ciao, si è pure addormentato. Il problema qui non è più il metodo, ma è la sfiga che vi capita perché avete trovato dei Pokémon di... Cioè, ma come fa ad esserci uno con il Pokémon livello 68? Boh. Penso che questo sarà l'ultimo combattimento che farò nella Victory Road. A meno che il Pinsy non ci salva le chiappe. No, perché non sono abbastanza veloci. È questo poi il problema. Nidoqueen. Proviamo anche con Nidoqueen. Cioè, il problema è che sto Snorlax è pure velocissimo. Come caspita si fa? Ciao. No ragazzi, impossible. Impossible, è distruttivo sto Snorlax. Shiny Dusclop, boh, non penso che farà chissà che cosa, ma ci proviamo. Magari lo confonde. L'ha confuso. Fantastico. Si auto-inflitto dei danni. Ecco, confondilo di nuovo, va. Si è addormentato. Da dormiente non lo posso confondere. Sì, lo posso confondere. Magari si fa un po' di danno, dai. Ciao, ragazzi, non va così. Mi sa che Snorlax ha finito la possibilità di addormentarsi. È il mio unico modo. Allora, sto Dusclops sta resistendo. Cioè, non può essere attaccato dagli attacchi di Snorlax. Quindi il mio unico modo per riuscire ad ucciderlo è questo qui. Lo tengo confuso sperando che si fa dei danni da solo. Perché io non gli faccio niente con Pursuit. Quindi fa abbastanza schifo Pursuit.
Quindi da confuso ha finito asleep? No, non l'ha finito. Ma io mi domando una cosa, quante mosse potrà mai avere uno Snorlax? Cioè mi sta facendo 850.000 attacchi e ancora non ha finito le mosse, non è possibile. L'ultima tattica che sto mettendo in campo è utilizzare Dusclops per fargli scaricare tutte le mosse. Infatti sta ancora dormendo, non attacca più? Ignore everything. No, no, attacca ancora. Cioè, questo c'ha un bordello di mosse. Io non capisco come cazzo è possibile. Perché poi, se riesco a fargli finire tutte le mosse, prendo qualsiasi altro Pokémon un pochino alla volta, lo sciotto. Devo ammettere che è un combattimento veramente entusiasmante. Cioè, devo ammettere che mi sto divertendo un mondo. Ok, Snorlax sta andando di Tackle. Come non detto, ha appena fatto un Body Slam, però ha iniziato ad usare Tackle. Quindi, cavolo, dopo 10 e più 20, 30, più 15, 45... vabbè che lui ha dormito un po' di turni, per cui diciamo una trentina di mosse le avrà consumate. Non è possibile che ancora delle mosse, dannazione. Prima o poi le finirai, maledetto. Il problema grosso è che di Tackle ne ha tanti, quindi devo iniziare ad usare tutti i Pokémon quelli di merda per fargli consumare i Tackle e Body Slam. Questa potrebbe essere un'altra tattica, interessante. Sì, penso che farò questo. È inutile, non so come altro combattere un Pokémon di livello quasi 70. Io ho il massimo dei Pokémon che ho a livello 43. Impossibile. Ma sta cazzo di Victory... Che poi il problema sarà che i Pokémon dopo saranno una merda. Quindi, perché per poterlo mettere contro di me, la sua media Pokémon sarà bassissima. Per cui avrà messo un Pokémon super forte e gli altri tutti di merda. Gli altri li faccio easy. Il problema è... il problema è riuscire a far fuori questo. Comunque vedo che sta andando molto di Tackle. Io in teoria non posso più attaccare. E li faccio consumare... Benissimo! Contro questo li faccio consumare Struggle. Vabbè, sì. Non fa niente. Non gli fa... Ah, mi sto facendo male da solo. Ah, ok. Vabbè, non fa niente, tanto prima o poi doveva morire sto qua. Però in compenso... Ma gli faccio pure danno a lui? Sì, gli faccio danni! Ok, ok. Sì, vabbè, ti metto Gyarados, tanto giusto per... Perché ora dobbiamo andare a consumare gli altri Pokémon per fargli finire tutti i Tackle e tutte le merdate che c'ha. Mi è venuta la big idea! Se riuscissi ad avvelenarlo... C'ho solo lo Sleep o lo Sweet Scent. È un problema perché non posso avvelenarlo. Beh, posso stunnarlo? No, non riesco. Vabbè, intanto gli continuo a far consumare tutte quelle maledette mosse che c'ha. Proviamo a usare Petal Dance, magari veloce lo fa. No, manco per il cazzo. Vediamo se Parasect per sbaglio riesce a dargli un colpettino. Poison Powder, ti prego. No, manco per il sogno pure lui. Weeping Bell c'ha pure lui Poison Powder. Li sto provando tutti. Se riesco ad avvelenarlo potrebbe essere interessante. Il problema è che è pure troppo veloce rispetto ai Pokémon che ho io. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma quanto è squilibrata sta cosa? Allora, in teoria i Tackle stanno finendo a sto maledettissimo. Cioè, possibile che ancora a Tackle? Sì, ancora a Tackle, ragazzi. Ah, quanti Pokémon ancora mi dovrà far fuori? Ma soprattutto il suo Tackle, quanto li dovrà durare ancora? Ipnosi, vai! No, morto. Comunque ci tengo a precisare che questo non fa parte della tattica. È il bello della diretta, o meglio la sfiga della diretta di Mammoth. Cioè, è un'altra storia. Non ho registrato ancora Ark e ho la sfiga qui sulle mostre. Cioè, ma... Ci dovevo arrivare pure io. Cioè, pure io ci devo pensare a determinate cose. Avrà finito sti cazzi di Tackle? Quanti Tackle c'hai? Maledettissimo! 155 Tackle c'ha sto maledetto. Ha iniziato ad usare gli Struggle. Ha iniziato ad usare gli Struggle. Fantastico, si sta autodistruggendo. Oh, siamo arrivati quasi alla fine. Dopo che mi ha fatto fuori tipo 852 e 14 Pokémon. Allora, iniziamo ad evocare quelli che veramente... Vabbè, tanto ragazzi, questi sono Pokémon così bassi che veramente non possono... Questo mi può essere utile, questo no. Utilizziamo quelli che veramente mi fanno schifo. Te e te. Perché ora in teoria in 2-3 mosse dovrebbe crepare definitivamente. Ma guarda un po' cosa si deve inventare l'allenatore moderno per distruggere un... come caspita si chiama? Uno Snorlax di livello 68. Maledetti che mi mettono il Pokémon di livello super forte contro. Vai Spinarak, tranquillo. Scommettiamo che ora lo avvelena. No, ok, stavo scherzando, cioè. Ora dovrebbe morirmi sto maledettissimo. Il problema è che mi ha fatto fuori metà della squadra, quella che mi serviva.
sto cornuto, oh, va a morire ammazzato. E ora vedrete le cose che evocano, perché è normale che evocheranno delle merde. Che hai? Livello 33 pure. Cioè non è proprio neanche una merda. Vaporeon livello 30 viola. Ma state scherzando? Ma io non ci posso credere. Comunque ve lo giuro, non ha senso che io mi sono trovato sto tipo qua che c'ha tutti i Pokémon al 30 e uno Snorlax al 68. Ma di che stiamo parlando? Ma non ha proprio senso. Vai, usa sto Fire Spin e cerca di resistere. Almeno tu cazzo sei un leggendario. Veramente inutili, leggendari inutili c'ho io, ma sì, ma va a cagare. Contro i topi ti fai uccidere. Un leggendario contro un topo perde il leggendario. Proviamo Sunflora, va? Sunflora o con Sunny Day potrei usare. Sì, Sunny Day potrebbe essere utile. No, mi ha one-shottato Sunflora. Ma va vangulo, hai rotto il cazzo, sto maledettissimo. Andiamo di bell'osso a un Competal Dance. Che vi devo dire, ragazzi? Qua stanno... iniziano a scarseggiare i Pokémon. Purtroppo, quello Snorlax e questo allenatore con sti Pokémon super forti non ci vuole. Non ci voleva. Ti prego, one-shottalo. Ti prego, vabbè, one-shottalo ormai. Ok. Abbiamo distrutto sto stronzissimo, che non saprei più come chiamarlo. Ora, o il gioco mi equilibria e mi mette degli allenatori. Ecco, quello c'è a livello 45. Insomma, cioè voglio dire, io sono a livello 43. Insomma, questo è più o meno mio coetaneo. Vediamo che tira fuori. Ah, meno male che ha tirato fuori una merdina. Allora, sta merdina però non dovrebbe far tanto danno. Quindi io continuo ad utilizzare la tecnica ottimizzata e ci mettiamo il Charizard contro, visto che ce l'abbiamo ancora, fortunatamente. Ma io veramente non ci posso credere, ragazzi. Cioè, se lo racconto a qualcuno senza fargli vedere il video, non penso che ci creda. Ok, ufficialmente il mio Charizard ha finito lanciafiamme. Quindi è un pezzo importante della nostra squadra, diciamo. È ancora in vita, però è esausto. Quindi ci abbiamo solo braciere. Ci rimangono ancora il 13, il 14, il 15. Il 3 stage da fare. Sono di livello 41, 42. Questo è di livello 45. Cioè, non so se mi spiego. Ci hanno messo un po' dei Pokémon assurdi. Ecco, dannazione. Vabbè, dovrei avere Whiskash. Cazzo, si chiama Kid. Mantine, che mi può essere utile contro questo qua. Quindi utilizziamo questo. Mantine non ha fatto un granché. Io provo ad andare di Dragon Rage a manetta e spero che funzioni. Anzi, potrei iniziare ad utilizzare il Trash. Direi che andiamo di Trash, visto che c'è ancora tutta la squadra in piedi, questo qua. E andiamo di Trash. Che vi devo dire? Oh, Poliwrath. Ok, contro Poliwrath non fa un cazzo Trash. Però almeno è resistente, quindi GG. E se dovesse... Se dovesse confondermi, io faccio escape e ci rientro e riuso la stessa mossa. Quindi si dovrebbe azzerare la confusione. Ragazzi, veramente sto sfruttando ogni tipo di aiuto, ogni tipo di merdata che ci può stare su sto gioco, perché è veramente è incredibile. Ah, però potrei usare anche Bellossom contro Poliwrath. No, rischio che me lo shotta. Vai di Trash. Vedi, non è più confuso, quindi GG. Come disconfondere i Pokémon. Ok, contro sempre di lui. Va bene, vai di Trash. Tu sfrutta un po' i Trash finché resisti, che dobbiamo andare fino alla stage 15, per piacere. Faccio un tentativo. C'ho il Bellossom che c'ha veramente pochissimissima vita contro il Rhydon nemico. Allora, sono indeciso se usare Absorb o Petal Dance. Petal Dance probabilmente lo shotto. Absorb mi dovrei ricaricare. Proviamo di Absorb. Oh, GG. GG, mi è andata bene. Mi è andata bene e sono inattivo con l'assorbimento e mi ricarico il Pokémon. Grandissimo Bellossom. Ti amo. Ti lovo. Contro Heracross. No, contro Heracross eviterei, va. Ipno posso usare. Ah, anche Charizard. Eh sì, perché è di erba. Giusto, ci siamo ricaricati Bellossom. Fantastico. Ok, abbiamo completato anche lo stage 13. Quindi sono arrivato ai box quelli più buoni. Ottimo. E siamo allo stage 14, ragazzi. Gli ultimi due combattimenti. Voglio arrivare all'ultimo box. Comunque già questi box qui vi faccio vedere. No, ve lo faccio vedere dopo quando finisce il combattimento. Ci danno i reward migliori. Il problema ora sarà riuscire a vincere contro sti Pokémon qua. Cioè, ho da far fuori ancora 12 Pokémon e c'ho la mia squadra che non è messa male di più.
Purtroppo ragazzi, contro questo Charizard sarà veramente, veramente difficile riuscire a resistere, perché purtroppo tutta la mia squadra è knockout da quel cazzo di Snorlax e quindi sono arrivato con i Pokémon di merda. E di conseguenza sto provando tutti i Pokémon che ho, sono riuscito ad avvelenarlo, sempre se non si ripristina dall'avvelenamento, ma sarà veramente, veramente dura ragazzi, perché mi sono rimasti tutti i Pokémon più deboli. Vediamo dove riesco a concludere. Il problema è che è troppo veloce e purtroppo non posso... No, forse sì. Self-destruct, ok, benissimo, non gli faccio un cazzo. Fantastico, no ragazzi, penso che non riuscirò a terminare questo livello 14 della Victory Road. Purtroppo sono stato sfigato, c'è stato quello Snorlax di merda, perché sarei dovuto arrivare con altre tipologie di Pokémon qui. Non mi è mai capitato, ma veramente mai, cioè non solo in questo momento mentre sto facendo questo video, ma proprio mai di fare trovare dei Pokémon del genere contro. Vabbè, allora andiamo di Wing Attack, vediamo chi resiste. Forse riesco a fargli più danni io. No, me li ha usati pure lui Wing Attack. Vabbè, Scratch, ti prego, fai che sei più veloce. No, è pure più veloce del mio, sto maledetto. Ok, il mio Charizard ormai è quasi andato. Non ho molta possibilità di one-shottare i Pokémon avversari, quindi non credo che riuscirò a fare un granché. Mi devo subire ancora un po' di danni. E non so se riesco a finire questo combattimento, effettivamente. Vediamo. No, ecco, vedete. Proviamo con Bellossom a fare un po' di Petal Dance. Vediamo che cosa succede. Vai di Petal Dance, dai, sciotta. Ok, e anche Bellossom è andato. Ragazzi, tutta la mia squadra è andata. Non riesco a completare la Victory Road, quindi penso che lo devo chiamare come non vincere la Victory Road, per la sfiga, perché non è possibile trovarsi un Pokémon di livello 68. Cioè, mi ha sciottato tutto, ragazzi. Non c'è tattica che tenga. Non è possibile, perché è più veloce, è più tutto. Detto questo, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate e condividete. Se avete compassione per me, per la mia sfiga, fatemelo sapere nei commenti. Se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag la sfiga maledetta, sarebbe troppo scontato. Hashtag non campione. Hashtag non campione. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto, Sharkzen a tutti. Ciao.